Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, pronto per il secondo mandato, a rilanciare l'investitura è stato durante l'incontro avvenuto nel comune costiero il sottosegretario all'agricoltura e coordinatore regionale della Lega, Luigi Deramo. Andrea Scordella è stato un grande sindaco, ha amministrato in questi 5 anni in maniera eccellente la città di Silvi. Quando fu eletto trovò una situazione economica e da un punto di vista della funzionalità amministrativa praticamente a zero. In questi 5 anni ha sbloccato opere pubbliche, ha rivisto urbanisticamente la pianificazione della città, ha riattivato i finanziamenti e i sostegni al mondo del terzo settore, della cultura, ha potenziato il turismo. Quindi credo che è un sindaco che ha dato tutte quelle risposte che una città importante e strategica per l'Abruzzo come Silvi si attendeva. Grande soddisfazione da parte del primo cittadino Scordella, già al lavoro per le elezioni comunali che si svolgeranno in primavera. Grande segnale da parte della Lega perché qualsiasi dubbio è stato eliminato dai vertici stessi sulla mia riconferma. Dunque sono felice della scelta, insomma, del partito di poter dare fiducia al sindaco uscente. Poi aggiungo che l'amministrazione ha lavorato bene, la coalizione centrodestra, deve dimostrare, insomma, di essere compatta per poter fare un mandato bis e soprattutto portare a termine le tante opere, i tanti progetti e i finanziamenti che abbiamo reperito per una città sicuramente che va migliorata. Sono diversi i punti fissati per il futuro del comune di Silvi, su cui il sindaco è già al lavoro. Numerosi gli obiettivi da raggiungere, tra i quali il completamento delle opere in difesa della costa, il centro di raccolta, il piano asfalti e la creazione di un polo scolastico, ma anche la realizzazione della variante sulla SS16, l'arretramento della ferrovia e l'inserimento di Silvi nella ZES. Io dico sempre che bisogna vedere da dove siamo partiti. Noi non siamo partiti da zero, siamo partiti da meno 20, da meno 40, dunque da un disavanzo di 9 milioni di euro quasi a pareggio di bilancio, quasi 15 milioni di euro di finanziamenti recuperati, tantissimi progetti sbloccati che erano fermi da decenni e sono convinto che è stato fatto tanto. Bisogna continuare su questa scia e soprattutto sull'aspetto del PNRR che l'Europa preme su, diciamo, una celerità degli interventi, e siamo convinti che solo riconfermando l'amministrazione uscente si può portare avanti, diciamo, un progetto migliorativo per la città.